Che cos'è il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni? Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è uno strumento che consente di raccogliere informazioni sui cittadini e sul territorio di un paese, con l'obiettivo di offrire migliori servizi per tutti. Ci permette di sapere quanti siamo in Italia, ma non solo, ci dice anche quanti uomini e quante donne ci sono, oppure quanti anziani e quanti giovani. Questa operazione è svolta dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Perché il censimento è così importante? Il censimento è importante perché permette di conoscere noi stessi, il luogo in cui viviamo, come siamo cambiati rispetto al passato e cosa ci rende simili o diversi dagli altri paesi. I primi censimenti risalgono a molto tempo fa. Già nella preistoria l'uomo contava i membri delle tribù, le prede di caccia e gli animali allevati. Nell'antica Roma, e poi nel corso dei secoli, e in civiltà anche molto lontane tra loro, il sistema di conteggio della popolazione e dei beni si è sempre più perfezionato, fino ad arrivare alle modalità di oggi. Solo dal 1861, con l'Unità d'Italia, il censimento si è svolto con regolarità ogni 10 anni sull'intera popolazione. Ma è dal 1926 che questa importante operazione viene effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica, allora chiamato Istituto Centrale di Statistica. Dal 2018, però, il censimento è cambiato. È diventato permanente e a campione. Cosa vuol dire che ora il censimento è permanente? Significa che si svolge ogni anno e non più ogni 10. Su un campione e non più sull'intera popolazione. Le famiglie che fanno parte del campione cambiano ogni anno e devono partecipare rispondendo a domande sui componenti della famiglia e sull'abitazione tramite un questionario online. Grazie alle nuove tecnologie, l'Istat mette insieme i dati che già possiede nei propri archivi con quelli forniti dalle famiglie e restituisce informazioni dettagliate su tutta la popolazione. L'Italia cambia velocemente e abbiamo bisogno di dati e informazioni, sempre aggiornati e affidabili. Per questo il censimento è diventato permanente ed è necessario il contributo di tutte le famiglie chiamate a partecipare.